buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Io ho lasciato spazio perché, come abbiamo scritto sull'opuscolo e come ormai esplicitiamo in ogni occasione da qualche mese in qua, questa che è la nostra manifestazione principale di tutta l'attività annuale che facciamo con musica rigorosamente dal vivo, è una manifestazione che già di per sé ogni anno dedichiamo molto impegno da tutti i punti di vista. Quest'anno, l'abbiamo detto nel titolo, Note Libere in Festa. L'avete sentito, Daniela dopo il diploma in pianoforte si è diplomata quest'anno nella sessione estiva in musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio di Monopoli. Abbiamo festeggiato in famiglia, come si fa quando le notizie, quando le cose sono belle, vengono condivise, e abbiamo voluto parteciparlo questa sera a tutti voi per vivere una bella serata di musica con una motivazione in più, con un attimo in più. Quindi permetteteci la gioia, l'entusiasmo, il piacere di rendervi partecipi, perché è bello veder raggiungere un obiettivo quando questo obiettivo, come dire, comporta impegni, comporta sforzi, e vedere che una persona riesce a conciliare i rapporti con la famiglia, con i figli, con gli impegni professionali e soprattutto con il lavoro. Dico finalmente, dopo tanti sacrifici, attenzione, perfettamente in corso, anzi nella prima sessione utile, cioè quella estiva, Daniela, dicevo, si è diplomata in musica corale e direzione di coro. Adesso passiamo al secondo brano del programma. A proporlo sarà Ludovica Pasca. Che cos'è l'amore? Il titolo è un brano molto bello, molto delicato. Al pianoforte la giovanissima Enrica Cataldo. Come vedete, quest'anno c'è una novità quasi assoluta. In punta di piedi, nelle edizioni passate abbiamo dato la prova, la chance a qualche giovane aspirante musicista. Quest'anno la band è rigorosamente dal vivo, che poi vi presenterò più in là, è, come dire, integrata e si è impreziosita, io direi, con le nostre risorse giovanili che poi vi presenterò. Prego, che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Che dirò al vento? Che scorse il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla manca gelata che ha perso il suo cazzego, guarirà la stagione andata all'ombra della pianura stessa. Che cos'è l'amore? Che dirò alla porta? Alla guerra rubiera nera, al suo romanzo rosa, che sfonda senza posa. Thank you.
la nostra manifestazione è una cornice ideale per rendere trasparente le iniziative benefiche che noi portiamo avanti con il nostro impegno. Non facciamo solo musica, non regaliamo solo emozioni come amiamo ripetere da tanto tempo, ma amiamo regalare pure sorrisi. L'anno scorso facemmo una lotteria con un dipinto olio su tela offerto da un artista da Venese, da Giuliano Renaud, che ringrazio ancora. Facemmo una lotteria. Quando partimmo con quell'iniziativa, lei aveva un salvadanaio, disse ai genitori: io voglio regalare per questa iniziativa il mio salvadanaio. Quella sera consegnammo alla signora interessata 300 euro in contanti più il salvadanaio, e l'ingegnere Grimaldi è in sala, se non dico la verità si alza e venga sul palco, ma io sto dicendo la verità. L'ingegnere Grimaldi, accompagnato dal consigliere alle politiche giovanili, l'avvocato Letizia Di Mattina, hanno portato a quella famiglia ulteriori 615 euro che sono il risultato finale di quella iniziativa. Grazie Sofia, grazie a tutti voi, perché queste cose se le facciamo è perché voi ci sostenete. Adesso Sofia.
rivolgiamo il nostro simbolico pensiero a queste due grandi giornate mondiali dedicate oggi contemporaneamente, vittime della strada e vittime contro la violenza sulle donne. Prego. Che abbiamo fatto il concorso Una Voce per Note Libere quest'estate, il 5 agosto, nella Marina di Mancaversa. Anche in quell'occasione l'amministrazione ha sposato la nostra proposta culturale e ci ha, come dire, accolto nelle manifestazioni estive. La sezione giovanissimi è stata vinta da una tavianese, il suo nome è Serena, il cognome è Spada. Serena Spada! I see you, I feel.
Sul sito all'indirizzo internet www.franchettitv.it le foto della serata le potete vedere e ordinare online oppure recarvi direttamente allo studio Franchetti che è a Taviano in via Regina Margherita 245 se ricordo bene, comunque all'incrocio semaforico. Poi ne approfitto e poi mi taccio per sempre per dire grazie a Marco Corsano e a Lorenzo Spiri che sono gli operatori di quella bella macchina da presa, ci stanno riprendendo perché oltre a farci il dono di avere un ricordo filmato della serata, domani metteranno un sunto sul loro sito internet che è curato e diretto da Maurizio Palese e il nome è nclive.it. Se ci volete vedere, magari taglia le cose che non sono uscite bene, metti solo quello che è interessante e poi facciamo bella figura anche a chi ci vede da fuori da Viano. Grazie, il prossimo brano è Finti, a proporlo Lucia Conte. Mi ricordo tutto, inutile che mi guardi. Ci vuole molto e quindi l'abbiamo già detto tante volte. Non dico altro. Carlo Marzo, il nostro multipercussionista.
alle sue spalle, ma alle sue spalle perché stiamo stretti anche qui. Qualche anno fa, nel 2006, eravamo all'auditorium comunale e dicemmo: è piccolo il contesto, dobbiamo trasferirci. Adesso è piccolo forse pure questo. Stefano Compagnone ha studiato tante cose, ha fatto pure scenografo, dottore in sceneggiatura, ha fatto effetti per film, fa un sacco di cose, bassista anche. L'allievo di Carlo Marzo, nonché, è inutile stare lì a dire tante storie, nostro figlio, nostro amato figlio, Marco Mariano alla batteria. Il nostro punto di riferimento, se manca Marcello ci fermiamo, dovevamo vederci stamattina, lui aveva un impegno, l'abbiamo aspettato fino alle 16 di questo pomeriggio, perché se manca lui non si può andare avanti. Marcello Zappatore! Chiedo scusa, ma quando mi presento non potete fare una cosa, non vi arrivo fiato. Il coro di Note Libere! La nostra professoressa Elena Barbetta, di lei ho già detto tanto, ha portato la famiglia, perché le flautiste meritano questo palco, le ho già presentate prima, quindi non dico più il vostro nome, ma lo so, Sofia, Anna, Martina, complimenti, bravo. Il nostro maestrissimo, l'ho presentato sempre così, Armando Ciardo, è così bravo. Noi non facciamo produzione di spettacoli, non vendiamo spettacoli, li facciamo per noi e poi invitiamo gli amici. Però quando qualche amico ha in programma un matrimonio e parla con Daniela, vediamo, organizziamo, quando arriva gli strumenti dice: io voglio il violino. Vabbè, abbiamo questo. No, Armando, ti conoscono per noi. Armando Ciardo! Un allievo del Conservatorio di Monopoli, ma lo segue Daniela, Andrea De Blasi. Il nostro amico Marco Puzzello, quando poco poco una cosa alla fronte, poco poco, giusto? Marco Puzzello! E poi abbiamo il sax, e quando saluto questo nostro nuovo acquisto devo per forza inviare un saluto simbolico e virtuale al nostro Duilio, che è impegnato a Roma con i suoi studi, con le sue cose, e purtroppo non può essere qui con noi, ma se al prossimo spettacolo lui ci sarà, chiameremo di nuovo anche te, perché noi ci affezioniamo. Quando entra nella famiglia uno, ecco perché cresciamo. Lui ha studiato direttamente a Cubana, il maestro Luca Matroleo. Luca Matroleo!